podio, Briamasco. Mister Pavanella, allora, una grandissima rimonta nel primo tempo, poi nel secondo un po' meglio il Trento. Perché dopo ci siamo spinti per cercare di rimetterla in piedi, quindi è chiaro che gli spazi sono così, le partite quando devi vincere per forza poi hanno una lettura diversa, quando le distanze aumentano, la fatica si fa sentire, diventa un po' più difficile poi mantenere quello che abbiamo fatto un primo tempo straordinario, secondo me, dove dovevamo chiudere con più gol di differenza e non far più rientrare il Trento su una situazione alternativa che sapevamo che ha delle qualità. Un gran primo tempo, anche perché era partito meglio il Padova, aveva segnato il Trento, ma il Padova aveva rimontato con una forza di carattere incredibile. Sì, ultimamente noi stiamo giocando bene da quel lato là. Il secondo gol non andava preso e rovina e dà un taglio diverso poi a gran parte poi nel secondo tempo, una volta che c'è stato il pareggio loro. Però dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto noi per un'ora di gioco. Ecco, guardiamo proprio adesso al futuro, perché è l'unica cosa, piangere sul latte versato per i due o i tre punti, insomma, non ha senso. Però insomma si va avanti sempre con la stessa fiducia, alla fin fine, certo, anche su Tirolo pareggiato, e poi insomma mancano ancora tante partite. Sì, quello sì, è vero che ce n'è sempre una di meno, però la volontà c'è tutta, ci crediamo tanto, è chiaro che dispiace non venire rimontati dopo aver fatto una rimonta importante anche sotto il profilo del gioco, dell'intensità, delle idee, della voglia. Però questa è la strada nostra e comunque, come sempre detto, continuiamo a lavorare così che arriviamo comunque pronti. Anche Trento oggi ci ha messo particolare foga, magari anche per i tanti ex che ci sono, insomma era una partita un po' particolare. Sapevamo che era dura, insomma una squadra buona, quella del Trento, che ha qualità davanti, e quindi è ovvio che appena ti apri un po' te le fa pagare le situazioni, così comunque in qualche situazione è stato. Adesso mercoledì noi abbiamo un'altra partita e Trento avrà un'altra possibilità di fare un'altra grande gara. Soprattutto perché gioca contro il Sudtirolo. Ah, quello lo dici tu. Noi giochiamo contro il Legnago e pensiamo a vincere quello. Assolutamente. I cambi nel finale sono stati dettati soprattutto il fatto che ha sostituito sia Ronaldo che Chiricò, che magari sono due che su punizione o palle nativa possono essere pericolosi. Ronaldo aveva fatto il cartellino, aveva fatto qualche errore, magari era in difficoltà. Chiricò. Sì, no, è quello che ha giocato di più e quindi si cercava di mettere roba fresca e di avere il doppio centravanti. L'idea era quella di andare per i cross e andare a chiudere così, visto che la situazione della partita mai stava prendendo una figura che era diversa da come avevamo studiato. Quindi va bene. Sul 100% totale del suo stato d'animo, quant'è il rammarico? Quando non vinci c'è sempre, perché stiamo facendo un grande sforzo, lo stiamo facendo anche con grande cuore, con idee. Certo che questi particolari, questi dettagli pesano quando subisci un gol così. C'è anche stato il rientro di Sissé, ha disputato un buon quarto d'ora. Sì, quella è sicuramente una nota lieta, no? Andiamo avanti su questo, abbiamo comunque avuto conferme di qualche altro giocatore che si sta esprimendo bene, quindi continuiamo così. Velocemente da studio c'è Diego Bonavina, il suo ex compagno, ovviamente. Diego, al mister ti saluta, se volevi magari una domanda, uno spunto. Dopo io glielo trasmetto. Ride. Ciao Massimo. Ok, no, che se domandone, no, sì, un domandone, tutta una riflessione, che adesso devo riportarlo, spero di non rendergli un'ingiustizia nel riportare la domanda, no? Ha detto che magari 9 partite fa, 7 vittorie, 2 pareggi, ci avremmo messo tutti la firma, quindi bisogna anche guardare il cammino, questa è la premessa, quindi è un ottimo cammino. E poi insomma qual era la seconda, Diego? Mi sono persa. Questa è la premessa, è andata lunghissima. Ah no, sì, giusto, che nella ripresa è stato più un calo fisico che un calo mentale, che ci può stare, visto domenica, mercoledì. Certo, sicuramente è una componente, difatti abbiamo cercato di mettere roba fresca per portare su il baricentro, ma poi la partita ha avuto un taglio diverso e le distanze si aprono e quindi diventa più pericoloso, perché una squadra come il Trento, che ha nella ripartenza i giocatori davanti delle qualità, ti fa correre qualche rischio. Grazie, grazie a mister Pavanelli.